Con la legge 125 del 2014, che disciplina la cooperazione italiana per lo sviluppo, per la prima volta nella storia della cooperazione italiana viene introdotta esplicitamente la dimensione migratoria. Viene riconosciuto e offerto un ruolo di primo piano alle organizzazioni e alle associazioni di immigrati nell'attivare processi di cooperazione allo sviluppo. In tale contesto, nel 2017, è nato il progetto del Summit Nazionale delle Diaspore, con l'obiettivo di formare, informare e confrontarsi con le associazioni migranti impegnate nella cooperazione e costruire sinergie e progetti. Credo nel Summit delle Diaspore e lo sostengo perché ritengo che sia uno dei progetti più interessanti ed efficaci finanziati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, un progetto che promuove il ruolo attivo delle diaspore come ponte tra i paesi di origine e le società di destinazione. Io vedo la cooperazione come un puzzle dove mancava un pezzo. Mancava il pezzo che è la diaspora. Mettere la diaspora in questo puzzle completa l'immagine che vediamo sulla scatola che compriamo, dove vediamo un'immagine e dei pezzi. È un pezzo che non trovavamo, l'abbiamo trovato questa volta e chiaramente il forum diventa una cosa che viene a completare. A me piace molto la parola completare perché a livello politico è molto importante, perché non viene a disturbare o a spostare, viene a trasformare una realtà a chi mancava un pezzo importante, un elemento molto forte nella sua implementazione, nella sua realizzazione del progetto di cooperazione internazionale. Un progetto divenuto ben presto un vero e proprio percorso, capace di creare una rete di connessioni e di attività che hanno consentito di incontrare e mappare le associazioni delle diaspore e gli imprenditori migranti, di far emergere le loro enormi potenzialità e quelle dei giovani delle nuove generazioni italiane. In Italia sono presenti oltre 2.100 associazioni di migranti espressioni delle diaspore. Queste svolgono un ruolo fondamentale non soltanto nel favorire i percorsi di inserimento nella società ospitante, in questo caso l'Italia, ma sono importantissime anche nel promuovere e organizzare attività di solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo. Per rafforzare, consolidare e valorizzare la partecipazione concreta delle diaspore alla cooperazione italiana e agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, le associazioni diasporiche e le reti di associazioni stanno costruendo il Forum Nazionale delle Diaspore. La creazione del forum nazionale sarà qualcosa di fondamentale. Noi, qualche 3 anni fa, quando partecipavamo al forum, ci realizzavamo che noi come diaspora avevamo le stesse problematiche, le stesse difficoltà e la stessa volontà di lavorare nella cooperazione allo sviluppo, ma avevamo anche la stessa visione e quella visione è il Forum Nazionale delle Diaspore, che ci permetterà di poterci strutturare e di poter mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Forum è un'esperienza molto importante per tutte le diaspore in Italia, in particolare anche per i giovani, perché è finalmente uno spazio creato dalle diaspore per le diaspore, in cui essere pienamente rappresentati, in cui poter esprimere quelle che sono le istanze che si osservano nei territori in cui sono inserite le associazioni dei giovani e in cui essere anche protagonisti in primo piano, mettere a disposizione in modo concreto, visibile, le proprie conoscenze, le proprie esperienze acquisite all'interno di un sistema che mira alla valorizzazione delle diaspore e mira alla valorizzazione di tutte quelle esperienze, le buone pratiche che vengono accumulate nei territori. È molto importante il forum perché è una possibilità per dare voce alle diaspore e essendo una rete che fanno tutte cooperazione internazionale, più siamo meglio è. Non si può fare da soli qualcosa in grande,
dobbiamo essere insieme, dobbiamo sederci a un tavolo e ragionare come fare in prospettiva, in futuro, del bene ai nostri paesi di origine. È molto importante continuare con il forum perché l'associazione, tutti coloro che fanno parte di queste realtà, non sono soltanto le rimesse in denaro verso il nostro paese, ma soprattutto rimesse sociali, iniziando con delle idee, con delle conoscenze, background che abbiamo acquisito qua in Italia da investire nei nostri paesi di origine. E per la prima volta noi abbiamo capito che siamo una forza e non siamo soltanto migranti. Noi siamo portatori di cultura, di altre cose non meno importanti, ma soprattutto vogliamo diventare attori per i nostri paesi di origine, perché noi un giorno torneremo lì e diremo grazie Italia per tutto ciò che ha offerto. Cosa c'è di meglio che lavorare con un cinese? Si va a lavorare con la Cina, per esempio. Un cinese che ti parla molto bene cinese e italiano, capisce la cultura, la lingua, gli usi e costumi dell'Italia e sa come interagire con la Cina. Prendo un esempio banale, ma molto importante. I rapporti di fiducia e il bagaglio conoscitivo costruiti in questi anni hanno avuto un rilevante peso anche nella sfera politica. Il ruolo fondamentale che le associazioni dei migranti hanno nel favorire pratiche di cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine è ormai riconosciuto all'interno del dibattito internazionale. Oggi le associazioni di immigrati del Forum rappresentano la prima rete riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri a livello nazionale. È un primo traguardo importante che deve condurre il mondo politico a comprendere maggiormente le esigenze delle diaspore e ad accogliere le loro istanze. La proposta che farei alla politica è quella di stanziare dei finanziamenti al Forum Nazionale delle Diaspore Ventura, che ci permetterà di poter veramente incidere e di poter diventare un vero attore della cooperazione. Quindi anche mettendo un tetto ai progetti, ma questo è fondamentale. E io avrei un'idea di proporre di dare più responsabilità, più libertà alle associazioni, di poter scegliere in quale settore investire là, perché noi veniamo da quei paesi, conosciamo noi il territorio, abbiamo un feedback, conosciamo la lingua, cultura, tradizioni, questo è molto importante. Noi chiederemo alla politica avere maggiore autonomia nella gestione dei progetti, perché molti di noi ha lavorato da tanto tempo e ha più esperienze sia nel paese di origine ma anche in Italia, ma soprattutto per la cooperazione internazionale. Quindi avere la possibilità di gestire noi stessi i fondi dall'inizio, dalla concezione del progetto, all'implemento, fino al monitoraggio. Ciò che vorrebbero vedere i giovani sono politiche effettivamente inclusive, che partono dall'ambito della cooperazione come ambito di conciliazione tra quelle che sono istanze e posizioni diversi e che poi si estendono all'interno delle azioni nella società. Un esempio concreto potrebbe essere l'allargamento anche della partecipazione alla cooperazione, quindi nei bandi in cui appunto si richiede la partecipazione di persone di origine straniera nei tavoli decisionali, e si allarghi ulteriormente ai giovani che potrebbero o meno avere la cittadinanza italiana. Il forum dovrebbe, secondo me, sedersi al Consiglio Nazionale per la Cooperazione e Sviluppo, quindi rappresentare le comunità diasporiche dove si parla di cooperazione internazionale. Dovrebbe lavorare con la cooperazione nella sua relazione con la Commissione Europea, dovrebbe accompagnare la politica nella sua relazione con i paesi dove si va a fare cooperazione internazionale. Non vi è dubbio che le diaspore abbiano e possano avere sempre un importante impatto a livello economico, sociale, culturale e politico. Tutto ciò inoltre si realizza considerando sempre di più il piano ambientale, in cui ad esempio le diaspore, attivando progetti dell'agricoltura sostenibile, possono contrastare realmente i processi di desertificazione delle terre e al tempo stesso creare occupazione.
È un cammino che adesso deve proseguire per consolidare e rafforzare il ruolo delle associazioni di migranti in Italia, dandogli voce, promuovendo la loro partecipazione attiva nelle scelte politiche per lo sviluppo sostenibile e sostenendo il ruolo attivo delle diaspore come ponte e come attori chiave nello scambio economico, sociale e culturale tra l'Italia e i paesi di origine.